dedicato sia a Maria Costanzo. Ringrazio Franco, grazie per ciò che ci hai dedicato. Buonasera a tutti. Io, Tonino. E grazie di cuore Costanzo, è stata una bellissima campagna elettorale che ci ha portato in tutti i comuni del Molise, perché questo, ecco, quello che a noi siamo molisani, quindi abbiamo a cuore assolutamente il nostro Molise, che è piccolo ma deve essere unito. La nostra terra è una terra alla quale noi dedicheremo tutta la nostra attenzione. Io tra l'altro amo il Basso Molise, amo Termoli, nella quale sono cresciuta e ci vengo spesso durante le mie vacanze, e credo che sia una delle città più belle, insieme a tante altre città, paesi del Basso Molise, comuni del Basso Molise, quindi noi abbiamo una risorsa importante e meravigliosa. È giusto quello che tu hai detto, però io rimarco sempre le parole dell'Unione e del fatto che noi dobbiamo lavorare assolutamente per la nostra terra. Dobbiamo lavorare per la nostra terra. Io sono di Isernia, sono amministratore comunale del comune di Isernia, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Isernia. Come diceva l'assessore Pallante, non rinuncerò e non lascerò il mio ruolo, perché sono stata eletta dai cittadini di Isernia e i cittadini di Isernia devono sapere che la loro rappresentante, nonostante sia stata eletta alla Camera dei Deputati, sarà presente sul territorio. Ma io non sarò presente solo Isernia, noi saremo presenti su tutto il territorio molisano, su tutti i comuni molisani, avremo rapporti stretti con tutti gli amministratori, perché la politica si deve riappropriare, e questo ha creduto Giorgia Meloni, facendo candidare due rappresentanti del territorio, due amministratori comunali, deve riappropriarsi di quel rapporto stretto con la politica, con gli amministratori e con i cittadini, perché quello che noi dobbiamo fare è metterci a servizio delle persone, a servizio del territorio, a servizio del nostro Molise e di tutti i molisani. Ci sono stati dei parlamentari che non hanno avuto questo rapporto stretto con la propria terra, sono stati molto a Roma ma non erano presenti sul territorio, tanto da non poter rappresentare le istanze a Roma del territorio stesso. Noi questo non lo faremo. Ci siamo ripromessi durante la campagna elettorale, quando abbiamo girato tutti i comuni, ne sono tanti i comuni del Molise, purtroppo erano pochi giorni e quindi abbiamo cercato di girare quanti più comuni possibile. Ma ci siamo ripromessi che noi ciclicamente, anche una volta al mese, saremo presenti sul territorio. Ma lo faremo e ve lo dimostreremo con i fatti, perché è fondamentale che ci sia una stretta sinergia, una stretta collaborazione tra di noi, affinché possiamo veramente risolvere i tanti problemi che ci sono nel nostro Molise. Perché a noi molisani e alla nostra terra non manca nulla. Noi abbiamo tanti giovani, questo l'abbiamo detto e lo continuerò a dire, che vanno via purtroppo dal Molise perché non hanno le possibilità di lavoro. Noi questa possibilità ai giovani molisani, perché abbiamo tante eccellenze, gliele dobbiamo dare e noi siamo qui per farlo. Ringraziamo Giorgia Meloni per averci dato la fiducia, ringraziamo voi per averci fatto realizzare questo sogno bellissimo che adesso deve essere concretizzato dalle nostre azioni, perché noi con forza e determinazione lo faremo, cercheremo, dovremo governare in un momento difficile, questo lo sappiamo. Però non ci manca la forza e non ci manca il coraggio di poterlo fare. Poi io e Costanzo siamo molto uniti, abbiamo la stessa comunione di intenti, sono stata molto fortunata ad avere un compagno di viaggio che durante questa avventura insieme all'assessore Pallante abbiamo rappresentato tutte le varie problematiche, abbiamo accolto le problematiche dei vari cittadini che ce le hanno rappresentate, insomma. E io vi ringrazio per averci dato fiducia, vi ringrazio per aver dato fiducia anche a me, che non sono del Basso Molise, però comunque sono molisana e quindi per me è un grandissimo, credo che il Molise, lo ripeto, debba essere unito sempre di più, proprio perché siamo pochi e credo che lo sport ci insegna che uniti si vince sempre. Viva Montenero, viva il Basso Molise, viva Termoli, viva tutti i comuni del nostro Molise, viva Fratelli d'Italia e grazie di tutto. Thank you.